Quando si parla di emofilia, malattia emorragica legata alla mancanza o alla riduzione di alcuni fattori della coagulazione del sangue, la prima problematica che viene evidenziata è il rischio sanguinamento, mentre poco si sa e soprattutto poco si fa per il dolore cronico con cui convive oltre il 50% dei pazienti emofilici e che rappresenta il primo campanello d'allarme di un danno articolare. Indagare il tipo di dolore del paziente emofilico, trattarlo adeguatamente con terapie personalizzate e prevenirlo laddove possibile, è l'obiettivo del progetto Emodol, nato da un gruppo di ematologi, terapisti del dolore e SIARTI, promosso da SOB Italia, con l'obiettivo di condividere le conoscenze dei clinici, i bisogni dei pazienti e migliorare così le strategie di intervento, soprattutto oggi che grazie alla profilassi si riesce a prevenire i sanguinamenti e l'artropatia correlata e si può, con l'avvento dei nuovi farmaci ad emivita prolungata, ridurre il numero di infusioni settimanali, con un evidente miglioramento della qualità di vita e un conseguente aumento dell'aderenza terapeutica. L'emofilia è una patologia del sangue, è una patologia emorragica, cioè una coagulopatia emorragica, nel senso che i pazienti possono andare incontro ad episodi emorragici, sia spontanei che dopo traumi, però il problema grosso sono ovviamente gli episodi spontanei. Il sintomo principe appunto dell'emofilia è l'emartro, cioè un sanguinamento che avviene all'interno di un'articolazione, in particolare delle grandi articolazioni, soprattutto le caviglie, le ginocchia e i gomiti, che vengono addirittura appunto chiamati articolazioni index. E il ripetersi di questi sanguinamenti a livello della cavità articolare porta praticamente a quella che è l'artropatia, cioè un danneggiamento importante di tutte le strutture, dell'articolazione. Diciamo che la terapia dell'emofilia ha avuto uno sviluppo incredibile negli ultimi 30 anni, per cui abbiamo adesso a nostra disposizione dei farmaci sia plasma derivati che ricombinanti efficacissimi e assolutamente sicuri. E questo ha permesso di cambiare la modalità del trattamento da quello che è un trattamento a domanda, cioè quando il paziente si fa l'episodio emorragico, a un trattamento di profilassi, quindi in prevenzione dell'episodio emorragico, per cui in questa maniera il paziente è protetto e le articolazioni non vengono mai diciamo danneggiate. Nell'ultimo anno c'è stato l'avvento di farmaci a lunga emivita, che sono appunto l'innovazione più importante tra le innovazioni più importanti attuali della terapia dell'emofilia, che sono dei farmaci che permettono di incrementare la protezione del paziente, cioè la protezione diciamo dai sintomi emorragici. E questo fondamentalmente in due modi. Uno, perché il paziente ha più a lungo in circolo il fattore carente, quindi diciamo, e ad un più elevato livello. E poi anche perché, siccome sono dei farmaci che si possono somministrare meno frequentemente, anche questo è un aspetto che incrementa l'aderenza del paziente alla terapia, perché non dimentichiamo che la terapia dell'emofilia si fa per via endovenosa, quindi vuol dire bucarsi molto frequentemente a giorni alterni, un giorno sì, un giorno no. Quindi questi aspetti, appunto, i farmaci a lunga emivita sono un miglioramento importante sia sulla protezione, sul benessere articolare e sulla qualità di vita. Rimane un pochino il discorso zoccolo duro, dolore. In realtà il dolore è di diverso tipo nel paziente emofilico, c'è cioè il dolore acuto legato quindi all'emorragia acuta, all'emartro, quindi al formarsi appunto del sangue nella cavità articolare, e il dolore artropatico cronico. Sappiamo appunto che circa il 50% dei pazienti soffrono di dolore cronico, dovuto appunto al danno articolare, però effettivamente diciamo, noi clinici ematologi non abbiamo mai focalizzato molto l'attenzione sul dolore del paziente. Uno, perché il paziente è talmente abituato al dolore che non lo riferisce, no? E forse non lo riferisce anche perché non abbiamo mai dato delle grosse opzioni terapeutiche, no? Quindi il paziente ha preferito un po' un fai da te in qualche modo.
Con questo progetto, il progetto dell'Emodol, diciamo promosso da Sobi e che ha messo insieme diverse figure che si occupano del paziente, quindi da una parte l'ematologo che rimane un po' il medico di riferimento, ma dall'altra il terapista del dolore, quindi la persona che sa maneggiare i farmaci del dolore, ha proprio diciamo, focalizzato l'attenzione di noi medici ematologi sul dolore, quindi sulla valutazione che è diversa nei diversi momenti anche della vita del paziente e anche sul trattamento. Ecco, quindi questi due aspetti, valutazione e trattamento, insomma è un po' la prima volta che vengono focalizzati in questa maniera così attenta, insomma cercando di dare delle opzioni differenti al paziente. È una patologia spesso non misconosciuta, ma non indagata. Non indagata per una doppia responsabilità. In qualche modo è il paziente che non segnala il dolore al proprio medico ed è il medico che non glielo chiede. Cioè viene considerato quasi un normale compagno di viaggio del paziente emofilico. Invece è necessario che venga in ciascuna visita di controllo valutato il dolore secondo modi assolutamente facili con delle scale normali in modo da poter avere poi la visita successiva una valutazione se il dolore è migliorato, è peggiorato, si è mantenuto nella stessa, allo stesso livello. Se non viene indagato non potrà mai essere trattato. Trattato come? Perché molto spesso si dà per scontato che sia un compagno inevitabile, invece no. È un compagno inevitabile delle fasi acute di emartro, ma in quel momento, oltre alla prevenzione che è importantissima con i farmaci che bloccano il sanguinamento ulteriore, va trattato quel tipo di dolore in modo da riprendere una funzionalità. Il punto finale è sempre la qualità di vita, cioè la possibilità del paziente di essere autonomo, di vivere una vita il più possibile normale, adeguata naturalmente alla sua età. Il trattamento è leggermente diverso, perché deve prevedere di stare attenti a non usare farmaci che possono in qualche modo modificare la coagulabilità, in particolare gli antinfiammatori non steroidei, perciò paracetamolo sicuramente e anche oppioidi a basso dosaggio, oppioidi in cerotto, ma oppioidi discutendo con il paziente e spiegandogli che in questo modo il suo dolore potrà essere tenuto sotto controllo in maniera più stabile. Il progetto che parte oggi, com'è nato, in cosa si struttura e quali sono gli obiettivi? Il progetto nasce dalla richiesta di un gruppo folto e qualificato di ematologi alla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, della quale io faccio parte, di condividere le conoscenze sul dolore. Proprio per mettersi insieme, avere noi maggiori informazioni sull'emofilia e loro maggiori informazioni sul dolore. Il punto d'incontro è il paziente. Deve essere sempre il paziente che deve avere la possibilità di rivolgersi al proprio medico, che in questo caso è un ematologo esperto di emofilia, anche per il trattamento del dolore. Il progetto è stato supportato in maniera, devo dire, assolutamente disinteressata da Sobi, che non produce farmaci analgesici in realtà, ma che voleva dare questo apporto culturale al gruppo degli ematologi italiani. Abbiamo creato un gruppo un board in cui ci sono rappresentate un po' tutte le regioni italiane e abbiamo fatto degli incontri comuni con ematologi in vari punti d'Italia per avere informazioni, cosa sapete, cosa volete sapere, quali sono i problemi e quali sono le possibilità che intravedete. Da questo progetto nascerà un position paper, cioè un articolo scientifico che dirà qual è la situazione e quali sono i passi ulteriori da fare. Da sempre la Siarti si è interessata di dolore e infatti nel logo viene evidenziato la battaglia degli analisti italiani contro il dolore da 84 anni. E negli ultimi anni, mi riferisco alla legge 2010 sul dolore, si è evidenziato ancora di più l'importanza e il dovere dei medici di curare il dolore e soprattutto di segnalarlo anche nella cartella del paziente. Oggi è una giornata che appunto fa capire l'importanza della nostra presenza. Cioè, finalmente gli emofilici, che sono 5.000
2000 in Italia, un numero considerevole, finalmente hanno un percorso per loro dedicato per il dolore. Immaginiamo questi ematomi che loro possono avere, che è un dolore incredibile, che perdura alcuni giorni e noi tempestivamente dobbiamo intervenire per evitare appunto che il dolore si possa cronicizzare con tutti i problemi della cronicizzazione di un dolore, ma soprattutto per cercare di migliorare la qualità della vita. Quindi un grazie all'azienda Sobi che è stata vicino a noi per fare questo, un grazie a tutti gli specialisti perché un documento fatto non solo da noi terapisti del dolore, ma condiviso insieme ad altri specialisti, reumatologi, fisiatri, pediatri, perché anche i bambini hanno questo problema. Quanto è importante un progetto che si focalizza sul dolore, che voi pazienti conoscete bene, ma che fino ad oggi era stato poco esplorato e soprattutto poco trattato? Sicuramente prima ci si concentrava su altri problemi dell'emofilia. Come ho detto prima, c'è stata un'epoca buia, quella delle infezioni da sangue infetto. Oggi, passato quel periodo, ci possiamo concentrare su altri aspetti. Il dolore è sicuramente uno di questi, il dolore sicuramente è fondamentale e l'idea che ci sia uno specialista, un esperto di un terapista del dolore che possa coadiuvare i nostri medici ad accompagnarci nella terapia anche con i nuovi farmaci è interessante, è da esplorare. E soprattutto credo anche la possibilità di parlarne del dolore. Molto spesso abbiamo sentito che i pazienti danno per scontato di dover convivere col dolore, invece no. Assolutamente sì, questo è un aspetto molto legato a noi emofilici. Siamo stati abituati a convivere con il dolore, il dolore fa parte della nostra vita quotidiana e di conseguenza non nemmeno lo esterniamo, proprio perché è parte della tua vita. L'impegno di Sobi per mettere a punto terapie sempre più innovative, ma anche per avviare dei progetti che migliorino la qualità di vita dei pazienti con emofilia. Noi crediamo fortemente che la nostra azienda non deve soltanto contribuire a innovare con prodotti e farmaci sempre più innovativi o che riescano a gestire meglio dal punto di vista terapeutico il paziente, ma anche supportare lì dove ci siano dei progetti interessanti come questo appunto sul dolore e la tipologia di progetti appunto ci vengono presentati. Questo è importante perché il paziente con emofilia è un paziente con dolore, perché purtroppo è una malattia che non è solo a livello della coagulazione ma soprattutto a livello articolare, quindi sappiamo benissimo che questi pazienti purtroppo hanno dolore sempre, quindi il nostro impegno sarà costante, vorremmo andare avanti anche nei prossimi anni proprio per tenere sotto controllo il dolore che sappiamo essere un grosso problema per tutti i pazienti, quindi anche questi con emofilia francamente vorremmo cercare di gestire al meglio, visto che ci sono delle terapie che lo consentono non solo per la parte emofilia ma anche per il dolore, quindi questo è quello che noi vorremmo fare.